Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo a Rezzago, in provincia di Como. Abbiamo posteggiato la nostra vettura in un comodo parcheggio nei pressi della Proloco e oggi vi porterò ai funghi di terra di Rezzago. Andiamo a vederlo insieme. Si prosegue attraverso le bellissime vie del paese del centro storico di Rezzago. Bellissimo, seguendo sempre le indicazioni per i nostri funghi. I funghi di Rezzago, chiamati anche piramidi di erosione, sono delle curiose strutture geomorfologiche che si sono formate dalla progressiva erosione dell'acqua piovana di questi depositi morenici che si trovano in questo vallone di Rezzago. Adesso andremo a vederle insieme, sono veramente curiosi e particolari. Giunti in questo punto incontriamo due cartelli escursionistici. A sinistra viene indicato il fungo numero 2 e 3 e a destra il fungo numero 1. Noi scegliamo di procedere in questa direzione, in salita. Faremo così un bellissimo e semplice percorso ad anello che ci porterà prima al fungo numero 1 e dopodiché al fungo numero 2, perché come vi ricordiamo il fungo numero 3 è andato purtroppo distrutto. Si prosegue sempre su strada a fondo inizialmente sterrato, poi di cemento, di asfalto. Superiamo questo bellissimo ponticello con una stupenda visuale. Adesso siamo completamente in un bosco di castagni famoso di Rezzago e andremo a scoprire il primo fungo di terra. Qui troviamo un cartello escursionistico che indica il fungo numero 1. Seguiamo il sentiero, le indicazioni sempre per funghi, e ora prendiamo questo sentierino in discesa con questa staccionata in legno che da qui a poco raggiungerà i nostri funghi di terra. Ecco davanti a noi che vediamo il fungo numero 1. Si prosegue in discesa seguendo il sentiero sempre con la sua staccionata in legno. Qui incontriamo un nuovo cartello che indica funghi in questa direzione. Si prosegue di qua, è impossibile sbagliare. Ora affronteremo un tratto in salita dopo aver attraversato questo bellissimo ponticello in legno. Si raggiungerà così il fungo numero 2. Eccoci proprio sotto al fungo numero 2. Eccolo qua, dritto davanti a me. E la zona è anche molto interessante perché permette di osservare una forte erosione e tutta la formazione di questi particolari funghi di terra. Percorrendo in discesa il nostro sentiero raggiungiamo questa area picnic dove incontriamo anche uno straordinario masso eratico e una chiesetta detta la chiesetta della Madonna dei Morti o ex Lazzaretto. Si conclude così il nostro bellissimo percorso alla scoperta dei funghi di terra di Rezzago. Ciao a tutti e alla prossima!